Entrerà in servizio il 15 dicembre Saverio Ordine, il nuovo prefetto di Ancona. Subentra ad Arco Pellos che il ministro Piantedosi ha destinato a Venezia. Damiano Fedeli ha intervistato il prefetto uscente. Sentiamo. Intanto è un bilancio di grande gratitudine per il territorio. Questo territorio è stato per me molto generoso, abbiamo lavorato insieme con tutte le componenti del sistema regionale. 2 anni e mezzo ad Ancona per Darko Pellos, prefetto che ora il ministero ha destinato allo stesso ruolo, ma a Venezia. Un'altra sede importante, importantissima, e quindi comunque sempre grato a questo territorio al quale mi sento molto legato. La pagina più dolorosa qua ad Ancona dice l'alluvione dello scorso anno. Una ferita che ancora ovviamente non può essere rimarginata, ma allo stesso tempo il popolo marchigiano, il popolo della nostra provincia, ha reagito e è stato in grado di poter dare delle risposte. La questione delle baby gang, poi i riflettori sul porto a evitare traffici e infiltrazioni criminali. Dobbiamo considerare il porto come una grande risorsa, la più grande risorsa della regione. Proprio al porto le navi di soccorso dei migranti dirottate qua dal Viminale, una macchina dell'accoglienza che si è consolidata. Abbiamo dato la dimostrazione di essere in grado di rispondere a quelle che sono le richieste del governo nazionale con puntualità, attenzione e cura. È un territorio sereno, dice quello che lascia al suo successore Saverio Ordine in arrivo da Arezzo. Una delle ultime cose che mi fa piacere di considerare è l'intervento che dovrebbe essere fatto sul palazzo, il restauro complessivo finanziato da INVIMIT, che verrà fatto nei prossimi mesi, e anche un altro intervento sulla torre civica, che è la torre che è un po' il simbolo della nostra città e che è stato finanziato dall'amministrazione comunale.